Amici e amiche di Andrew Chandler, questo ve lo aspettavate, vero? È il secondo video che faccio dedicato al PDXCon 2021. 21 maggio 2021 sono stati annunciati tantissimi nuovi titoli da parte di Paradox, a parte Victoria 3 di cui abbiamo già parlato nell'altro video. In questo video vi voglio parlare di Crusader Kings 3 Royal Court, che è stato annunciato come prima espansione ufficiale di Crusader Kings 3. Perché sapete che Northern Lords, l'ultimo DLC che è uscito, era semplicemente un flavor pack, anche se personalmente credo che sia stato un flavor pack davvero completo e che ha portato molti cambiamenti. Che cosa ci possiamo aspettare da Royal Court? Tanta carne al fuoco, al momento le meccaniche non sono ancora state spiegate con precisione, quindi, come sempre, facciamo una reaction al video e poi andiamo a vedere nella pagina di Crusader Kings 3 Royal Court che cosa ci possiamo aspettare. It is not enough to simply have power. One must display it. This wedding does not merely represent the union of two mighty houses. It's a show of power. Our court is a grand stage, a tribute to our might. The scene is set. Every player a pawn in this grandest of schemes. For when this day is over, our enemies shall taste their bitter defeat. Our revenge complete, and no one will ever underestimate our bloodline again. You see, real strategy requires cunning. La vera strategia ha bisogno di acume. Royal Court Crusader Kings 3 si presenta come un titolo che andrà ad espandere massivamente le meccaniche relative alla corte dei sovrani e tutte le meccaniche che hanno a che fare con il prestigio, lo sfarzo di potere e di ricchezza. Andiamo a vedere un attimino la pagina Steam del gioco. A proposito, farà parte dell'espansione inclusa nella Royal Edition, di conseguenza lo potete vedere qui insieme a Northern Lords, se avete acquistato la Royal Edition sarà incluso. Al momento Paradox la sta scontando a 67 euro, sul mio store è a 55 se volete farci una capatina. In questa sezione comunque di Steam già vediamo quello che gli sviluppatori hanno voluto pubblicizzare come prima cosa. Come governerai quando i tuoi sudditi si presenteranno al tuo cospetto con le loro lamentele? Questa è la prima domanda. Allora, è stata introdotta, verrà introdotta una sala del trono. Una rappresentazione grafica della tua corte reale rifletterà tutta la maestà e il prestigio accumulati dalla tua dinastia. Quindi si tratta di vedere non soltanto i cortigiani, ma anche elementi che fanno parte della sala del trono e ci arriviamo molto presto. Tieni corte. Interagisci con vassalli e cortigiani che presentano al tuo cospetto i loro problemi con la speranza di ricevere un giudizio reale. Questo significa che ci saranno le cosiddette doléances, cioè ci saranno personaggi che fanno parte della vostra corte che si interfacciano con voi e questo aumenterà secondo me il livello di gioco di ruolo. Nel senso che anche se secondo me non avrà un effetto sul campo di battaglia o sulla diplomazia esterna, cioè sulla diplomazia con gli altri sovrani, invece qui avremo la possibilità di manipolare e utilizzare le relazioni con i nostri vassalli o con i nostri cortigiani per ottenere poi le nostre sporche, per mettere, diciamo così, in atto i nostri sporchi piani e le nostre sporche intenzioni. Infatti si parla molto, si strizza molto l'occhio all'aspetto, tra virgolette, spionistico di tutto quello che succede tra le ombre, viene anche un pochino evidenziato dal trailer di gioco e anche qui. Grandezza, terzo punto, aumenta la qualità della vita a corte con bardature più sfarzose e buon cibo per impressionare i tuoi rivali e attirare ospiti di una certa importanza. Ossia, sembra che verrà introdotto una sorta di standard di vita della corte che può influenzare in positivo o in negativo l'opinione e anche l'attrazione di ospiti. Se voi conoscete Crusader Kings 3, gli ospiti non sono semplicemente una cosa di secondo livello.
Quando arrivano ospiti possono avere delle skill incredibili perché sono dei bravi combattenti, possono essere dei court physician, possono avere dei tratti genetici ereditabili come una grande bellezza, un fisico scultoreo, oppure essere dei geni e quindi magari li volete far sposare con la vostra figlia matrilineare in modo da avere poi un ramo cadetto di geni, eccetera eccetera. Questo aspetto della grandezza va a focalizzarsi su quelle meccaniche. La mia parte preferita arriva adesso e posso dirlo con un po' di orgoglio, questo è stato il punto su cui ho battuto fin dall'inizio, da quando ho iniziato a parlare con gli sviluppatori e interagire un po' con tutta la fase di sviluppo e di interazione con la community di questo gioco. Artisti, artigiani e pensatori di talento possono lavorare a nuovi progetti, fornire tesori e manufatti alla corte. Allora, disclaimer, io non ho partecipato allo sviluppo delle meccaniche, quindi non ho idea di come le abbiano tradotte, ma ho partecipato al feedback che ho dato nel corso delle partite e del tempo, e una delle cose che secondo me sono state veramente bellissime in Crusader Kings 2 erano i cosiddetti manufatti, era la tesoreria. Ora, qui sembra che la tesoreria sia stata addirittura portata a un livello successivo rispetto a Crusader Kings 2, nel senso che ci sono proprio dei personaggi che sono artisti, artigiani e pensatori che possono fare libri, fare manufatti, cioè che poi vedremo dentro alla Sala del Trono e che poi avranno degli effetti su di noi o sulla nostra corte. Quindi capite che adesso tutte queste meccaniche vanno, tra virgolette, a interferire a vicenda. Io spero veramente che abbiano posto un focus su questa cosa, perché ci tengo particolarmente e non vedo l'ora di avere una corte. A questo punto partirà una serie ruolistica con dei sovrani tutti legati all'economia e al sotterfugio che cercheranno di essere i più ricchi e i più sporcaccioni dispendiosi che si siano mai visti. Voglio avere uno yacht. Culture ibride, e anche questa è una figata. Sfrutta al meglio un regno multiculturale coltivando un nuovo stile di vita che si adatti in modo specifico alla tua popolazione e alla tua geografia. Quindi un nuovo lifestyle, che, se da quello che capisco, si dovrebbe andare a aggiungere a marziale, eccetera, eccetera, con diplomazia. Spero di capire bene, qui sotto nei commenti magari ditemi se voi avete un'idea diversa. Ma quando si hanno imperi molto grandi e si ha la multicolorità, ad esempio nella mia partita che stiamo guardando adesso con i danesi, con cui ho conquistato la Spagna, con la famosa missione Variaga e anche un po' Ambriaga, abbiamo un problema, perché la cultura danese e quella andalusa vanno a cazzotti. In più c'è anche una religione che è norse e insieme ai cristiani e ai musulmani, un casino. Le culture ibride dovrebbero arrivare ad avere, cioè sono degli stili di vita che possono mettere una toppa in queste situazioni, e quindi si potranno creare anche degli imperi, secondo me, multiculturali. Divergenze culturali, l'ultimo punto, prendi le distanze dalla tua cultura tradizionale e adattati a qualcosa di nuovo che meglio rifletta le tue ambizioni. Ora, questa è la parte che secondo me capisco meno, però da quello che capisco, anche qui, come ci sono le culture ibride, anche i personaggi possono abbracciare oppure ritirarsi da determinati ambiti culturali in cui magari sono cresciuti da bambini. Sui requisiti di sistema non stiamo a perdere troppo tempo, andiamo a vedere, non è ancora stato detto quando il DLC uscirà, tuttavia vi terrò aggiornatissimi appena avrò informazioni e ça va sans dire, appena avrò la possibilità di giocare a questo titolo, a giocare a questa espansione con l'ok ovviamente di grandi capi, sarà una delle prime cose che vedremo una nuova serie dedicata appunto a una famiglia di avidi, anzi non di avidi, contrario, di scialacquatori ricchissimi. Faremo una dinastia di mercanti imprenditori in qualche modo e ci sarà da ridere. Queste sono solo le immagini del trailer, non è stata rilasciata nessun'altra immagine, però il trailer si svolge in una fase di matrimonio in una corte. Nell'immagine di copertina ci sono sia sovrani europei che sovrani, c'è un sovrano islamico, quindi immagino che la corte andrà ad influenzare anche gli islamici, e io credo che tutto il mondo arabo e nordafricano e persiano abbiano bisogno poi dei loro flavor pack, perché c'è veramente tanto potenziale, e se questa espansione va un pochino a migliorare le meccaniche anche da quella parte, io sono solo contento, perché mi piacerebbe portare un gameplay dopo quello con gli Ute proprio in quella zona.
E per questo momento è tutto. Io ora vi ringrazio per essere rimasti con me. Non dimenticatevi che domenica, il 23 maggio, dalle 10 di mattina alle 6 di sera, sono in live sull'evento The Seven Seals al PDXCon, invitato, giocherò con tanti altri creatori di contenuti, Coyfish, Von Bavarian e tantissimi altri, e giocheremo insieme in un evento che sarà davvero divertentissimo. Quindi andate a cercarmi nella mia piattaforma Viola di streaming per avere altre notizie. E penso di aver detto tutto. Grazie per essere rimasti con me. Chiedo scusa se questo video è uscito a un orario improponibile, ma oggi ho fatto un po' di acrobazie per arrivare a quest'ora e a postare. E adesso ritorno al lavoro perché c'è tanto da fare. Grazie per essere rimasti con me. Oh, guardate, giocheremo anche con Matt domenica. Sì, giocheremo con entrambi gli sviluppatori. Molto interessante, si stanno già allenando. Devo andare ad allenarmi anch'io perché ovviamente devo vincere io nel contesto. Il contesto, la sfida. Ragazzi, amici e amiche, lasciate un pollicione in su se volete far spammare questo video, un commento, ditemi che cosa ne pensate. E come sempre, noi ci vediamo molto presto. Tendio, per ora è tutto. Alla prossima.